Auguri Gabby, auguri! Ma non è il mio compleanno oggi, ti sei sbagliato! Ma scusa, e allora chi ha portato questa torta? Non lo so, è quelli del McDonald's. Oh cavolo, aspetta! Perché avete sbagliato, non era il nostro compleanno! E non voglio pagare di più! No, oh. Ascolta, adesso paghi! Scusa, ci è arrivata la torta, io non ho soldi, ho solo delle mele, se vuoi, ecco, tieni le mele. Ma non ho niente nell'inventario, mi avevi detto tu che mi offrivi la cena! Ma quando mai che non c'ho uno spicciolo? Me l'hai detto tu prima, ma sei proprio un bugiardo! Ma non è vero, sono un tigrotto poverello! Comunque non l'ho bevuto, non ho toccato la Coca-Cola, quindi potete anche riprendervi le robe, no, delle mele. Per favore perdonateci, e lui comunque lava i piatti. Innanzitutto segna il nome di Gabby, grazie, perfetto, e mi riprendo con le mele. Scappa! Io voglio scappare! E gli ho preso anche i nostri nomi, perché bravo. Tu li hai scritti qui. Bravo, ok, speriamo che non ci denunciano. Vieni qui, dobbiamo andare a casa. Ah, che bello, una bella giornata di sole, ci voleva proprio. Io mi sento ancora un po' triste. Perché ti senti così? Per le cose che sono successe o per cosa? Eh sì, le cose che sono successe, Granny ci ha quasi ucciso. Ah, giusto, mamma mia, ho cercato di dimenticare questa cosa. L'ho spostata, sai, nell'anticamera del cervello, dove dimentichi le cose che non vuoi ricordarti. Quelle che poi ti daranno PTSD tra qualche anno. Ah sì, in quel cubo. Esatto, perfetto. Ah, questa è casa tua, questa? Sì, o sbaglio? Però, sai, sto facendo un investimento. A breve riuscirò a comprare una casa per me e ti dirò anche per te. So che non anche ho una per me. Non ho un soldo, infatti ti sembrerà strano, però non ti preoccupare, sono soldi un po' sporchi, però non ti preoccupare. Vabbè, una fiatra tigre, ho capito, una cosa così. Sì. Va bene. Prego. Ma tutti questi... Cioè, c'è un peluche qui, tuo? Cosa? Quindi anche tu sei come Slendrina. Ma... ti fai peluche. Ma... c'è la tua versione di Teddy. Adesso aspetta che ti faccio sparire. Vattene tigre. Via da questa casa. Aspetta, esci da questo corpo. Capendo. Mi hai regalato un peluche. Ma era già tuo. Cos'è? Prendo una cosa a casa tua e te la regalo. Ma no, ma non è mio. Cioè, è molto bello come regalo. Mi fa piacere, ma... non è tuo? Non è mio. Che ci fa qua? Penso che me l'hai regalato tu, cioè Gabby. Non te l'ho regalato, io non l'ho comprato, non so dov'è, non so che cos'è. Ma è un tigratto come me, vedi che bello che sono. Lui è più bello comunque, sinceramente. Sì, vabbè, comunque ti ringrazio, adesso lo sposterò. Dove lo posso spostare? Dammi un consiglio, Gabby, dove lo metto? Piano di sopra. Ok, vai, nel piano di sopra. Che c'è, Gabby? Cosa? Ho avuto un PTSD. Che vuol dire? Non una so, scorreggia? Sì, più o meno, non lo so. Non aprire quella porta, qualsiasi cosa tu voglia fare. Non so cosa sia successo in quel posto. Non aprire quella porta. Ma perché? Non aprire... cosa c'è in quella porta? C'è qualcosa di bruttissimo, ho preso un colpo, mi sono spaventato. Ma perché? Cosa hai visto, Gabby? Cosa hai visto? Non fare il pappamolla. Ho rivisto... La vecchia. Hai rivisto Granny? La vecchia Granny? Sì. Era lì dentro. Ma per favore, ma vai via, andiamo a dormire che tra poco... Ma non riesco a dormire con quello che ho visto. Ma è impossibile, ma ti pare che c'ho Granny nell'armadio? Ma per favore. Allora, purtroppo ho solo questo letto. Vabbè, dormi per terra. Buonanotte, Gabby. Buonanotte, mi metto in un angoletto come gli asinelli a scuola. Bravo. Cos'è stato? Qual è quel rumore, Gabby? Era un rumore di scuregge. Ma basta con queste scuregge, che soldi le faccio io. Ho sentito un rumore, seriamente. Dove? Ma quando? Non lo so, qui da qualche parte, ho sentito un rumore in bagno, non lo so, cos'è successo? Poi era tipo, sinceramente ho sentito tipo un tonfo, un vaso rotto, una cosa così. Ah, allora il vaso in cucina. Un peluche che si muoveva. E allora andiamo a vedere. Prego. Paura che il tigrotto sia diventato grosso, un po' grosso. Ah! Oh, ma che cavolo! Non mi avevi detto che eri incinta! Ma ascolta, questo è un tuo scherzo, sicuro! Il peluche è diventato 80 peluche, 100 peluche, quanti peluche, Gabby? Beh, perché tieni i biscotti fuori, attiri tutte le tigri del Bengala del quartiere! Ma, aspetta che li prendo dai, io questi, ci sono tanti nipotini e cugini qui, non è possibile! Comunque li prendo io questi, buoni! Buoni! Poi me li ricompri tu! E ne è uno, dai, così! Ok! Ma che cavolo questo rumore! E se vieni da qui? Da qui? Ma guarda dove Granny prima è venuta! Ma basta, tu e Granny! L'abbiamo uccisa, Granny! Cioè, no, però, voglio dire, ce ne siamo liberati! Siamo sicuri? Ma penso di sì! Vabbè, guardo prima io, ok? C'è Granny! È qui! Aiuto! Ah, sei ancora un bambino, Gabby! Vuoi farmi gli scherzetti?
gli scherzetti. No. Guarda, ah, anche tu, da guarda anche tu. Andiamo ad aprire, sì, ok, vado a vedere. Vedi, non c'è gra... Ah, ma che cavolo, Granny! Dove sei? Aiuto! Mannaggia! Aiuto! Ma davvero c'è Granny? Ma che cavolo, Granny, nell'armadio? Scappa, muoviti! Oh, cavolo, ci sta seguendo! Andiamo! Andiamo in terra! Ma Slenderina, ma che cavolo... Giancarlo! Siamo diventati tipo viper veloci! Ma cosa è successo? Il tempo si è fermato! Ha usato il potere di Zawardo! Hai mai visto Jojo? Questa è una Jojo reference! Oh, la Jojo reference! Che Slenderina si guarda Jojo! Fatemi a sentire! Sì, dici. Granny è tornata e c'è solo un modo per liberarsi di lei. Dovete effettuare il rituale alfa, quello che stava in camera mia e che mi avete distrutto. Complimenti. Dai, ti do un biscotto così sei più. Io ti do una me. Grazie. Grazie, ma io non ho uno stomaco. Oh, che cosa triste. Va bene. Comunque dovete effettuare il rituale alfa. Dovete mettere questo bellissimo Teddy peluche all'interno Teddy. E dovete bruciarlo. Ma so che è carino. Mi duole il cuore, ma dovete bruciarlo. No, ma cioè, non vedi? Lo so. È il nostro amico. È molto carino. Ma che cavolo? E poi cosa dobbiamo fare? Dovete semplicemente bruciarlo. Il rituale alfa è un cerchio. Ah, sta a voi trovarlo. Aspetta, aspetta. Forse ho capito. Dobbiamo, tipo, mettere Granny all'interno di un cerchio e poi devo bruciare questo Teddy. Esattamente. E sta allora... a voi trovare il cerchio. Dammi anche un Flint & Steel, allora. Scusa, come lo accendo? Con la scorreggia? Allora, senti, io non sono una discarica o non sono un supermercato, ok? Il mio tempo qui è finito. Buona fortuna. Ma sempre con questa uscita in scena, questa qua. È sempre quella, cioè, perché l'altra volta abbiamo dovuto fare tutto un casino per tirare fuori la pozione e ora può tirarla fuori quando vuole? Ma vagli a capire questi fantasmi, andiamo. Andiamo. Allora, forse ho capito di che cerchio parlava, sai? Ah sì, e dove lo troviamo un cerchio? Un cerchio l'avevo visto andando in giro, c'è un laboratorio qui in città. Se mi segui ti mostro dov'è. Ti sto facendo anche un tour della città, sono 5 euro. Anzi, 5 biscotti, mi piace. Ma sono città, per favore, dai, andiamo. Allora, dov'è che era? Ma avanti, se non lo sei tu, scusami! No! Nasconditi dietro quest'albero! Ancora da Granny! Ma che cavolo! Che fa al supermercato! Mannaggia, stai nascosto. Non ci ha visto? Sì, meno male. Ok. Speriamo. No, aspetta. Dove che sta? Ma che cavolo, ci ha visto, Gabby? Ma sei un cavolo di camaleonte sbagliato. Non sono un camaleonte, questo è il problema. Sì, dove cavolo si trova questo laboratorio? Per di qua. Vedi, quella è la cupola. Quella è la cupola del laboratorio, veloce. Ok. Ci sta seguendo. Sì, adesso. Aiuto. Dov'è il cerchio? Aiuto, ma chi ci ha messo un barattolo di miele qui? Che è sto scemo? Ma cos'è? Probabilmente. Che dobbiamo fare? Io c'avevo il vaso, chi ci ha dato questo vaso? Ah, il vaso perché dobbiamo imprigionare quella Granny. Cosa dobbiamo fare? Bruciare il Teddy? Ti allontana lei! Bravo! Muro di fuoco! Vai! Ok. E adesso dobbiamo bruciare il Teddy! Brucia il Teddy! Ok, adesso... dobbiamo bruciarlo! Hai un accendino in tasca, che fortuna! Sta bruciando! Ma stai per morire muori. Tu, Gabby! Muori, Teddy, muori! Eri bellissimo, sì, però ti sei dimenticato una cosa! Ti sei dimenticato una cosa, dobbiamo portare anche Granny all'interno. Mi sa che l'ha capito, perciò non entra. Ah, porca vacca, aspetta, gli do uno spintone. Bravo, dobbiamo farlo andare noi bravo. Lì dentro. Vai. Ma è immortale. Porca vacca. Allora vai con il fuoco, spaventiamola, entra nel cerchio. Bravo. Entra nel cerchio. Vado dentro. Entra nel cerchio, abbi paura. Sì, ecco, sta bruciando con il Teddy. Vai, più fuoco. Sta bruciando, più fuoco, stanno tutti Gabby, bruciando. Più fuoco, serve più fuoco. Sì. Allora dappertutto. Sta bruciando malissimo. Che bello. Era dai tempi dell'esorcista che non vedevo una cosa così. È bello. Siamo fortissimi. È Granny morta. Granny Barned. Sì. E Teddy Barned. È morta, bruciata. Guarda. Il vaso adesso si trova qui. Ha funzionato tutto come per magia. Quindi qui ci sono le ceneri di nonna qui dentro. C'è la vecchiaia concentrata di nonna. Eh sì, ma adesso dove la portiamo? Boh, al cimitero. Ma no, e se poi ritorna, sai, quella dei poteri strani? Potremmo nasconderla in qualche posto, tipo, che ne so, una caverna. E dove la troviamo la caverna? Boh, forse nel cratere che abbiamo creato sotto casa sua. La forza di TNT. È vero! Hai ragione, Gabby. Bravo. A quanto pare anche tu hai un cervello. In quel cubo, ma ho adesso andiamo. Ho sparato a caso.
Io ho sparato a caso, ma va bene. Ma, ok, vabbè, andiamo. Ecco qui la casa, Gabby. Guarda, che bel lavoro che abbiamo fatto. Tutta bella bruciata. Il cratere. Guarda che bel cratere che si è formato. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Questo cratere vale milioni perché qua c'è dentro c'è il petrolio. Mi ci getto. Ma sei sicuro? Il petrolio. Nei crateri c'è sempre il petrolio, Tigrotto. Sempre. Allora facciamo un'industria. Questo cos'è? Questo cos'è? Quel liquido che sta uscendo dalla casa di Granny. Bella domanda, Gabby, ma non sono uno scienziato. No, questa è l'acqua del water. Aiuto. Ma che schifo. E quindi questa è la caverna. Ma come facevi a sapere di questa caverna, Gabby? Ma è ovvio, ogni volta che crei un'esplosione crei vuoto, e il vuoto è uguale caverna. Andiamo per di qua, ho un sensore, io ho un sesto senso. Guarda di avanti pure, mamma mia. E cos'è quest'altro coso? Quest'altro coso azzurro. Questo cos'è? Bella domanda, ma non c'è un piccone. Sembra magari... criptonite. La criptonite? E diventerò Superman, Super Tigro. Super Tigrotto, che bel nome. Andiamo, adesso posiziono questo vaso qui e boom! Guarda, adesso rimarrà qui per l'eternità. Sai cosa dovremmo fare? Usare un'altra TNT per far cadere della roccia e chiudere l'entrata. Allora, Gabby, per favore, almeno una volta ragiona con quel cubo, per favore, ti prego, basta. Aspetta che lo metto a posto, guardami. Ora sono intelligente. Ora record 200 mondiale del cubo di Rubik. Andiamo, Tigrotto, sono mi sono evoluto. Vai. Andiamo, ho preso anche la tua voce. Ma come? Eccomi qua, sono Tigrotto. Andiamo. Sì, ma hai sbagliato strada. Si esce da qui, Gabby. Dove si va? Ecco. Ma quindi adesso per uscire dovremmo usare l'acqua del water per salire, porca vacca. Oh, aiuto. No, ma che cavolo. Ma perché devo fare queste cose? Io che mi fidavo di te. Va bene, non importa. Puzza solo un po'. Sta di biscio. Ok, dai. Perfetto. A caso una lavata. Sì, però adesso per favore, d'ora in poi, prima di far esplodere cose e le case dei mostri, ok, pensiamoci. Va bene, aspetta che metto in... Ok, sono tornato Gabby ora. Ecco, ho rimesso a posto il cubo. Ah, ok. Bene, perfetto. Quindi tornerò scemo e mi sa che butterò un'altra TNT a caso. Che dici? Le nostre avventure saranno sempre così? Oppure inizieranno a prendere una piega un po' più rilassante? Magari andremo al mare, che ne sai? Ma non credo proprio, guarda, cioè secondo me sono anni che ti conosco e le cose vanno sempre a finire un po' in Ma sei tu che attiri mostri! Perché? Non lo so, c'hai questa tua dote, diciamo. Perché è rosso il cubo davanti, attira come i tori. Sai che i tori sono attirati dal rosso, i tori sono cattivi, hanno le corna sono simbolo demoniaco, quindi i tori sono demoniaci, quindi io attiro i mostri perché è un cubo rosso che attira. Ma per favore! Ah, ma che cavolo! Buonanotte a tutti!